Do la parola a Maria Mantello, la presidente dell'Associazione Nazionale Giordano Bruno. Maria Mantello è saggista, opinionista, giornalista, collabora con Micromega, dirige la testata del trimestrale Libero Pensiero, che tra l'altro potete trovare anche qui. Studiosa del pensiero di Giordano Bruno e curatrice e relatrice in convegni nazionali e internazionali. Il suo intervento, Giordano Bruno, oltre l'orizzonte del definito. Innanzitutto, siccome sono la presidente, sono davvero emozionata di vedervi ogni anno sempre più numerosi. Grazie davvero nel nome di Giordano Bruno, che vive forte tra di noi. Questo rogo con cui volevano annientare l'uomo, mentre in contemporanea si bruciavano i libri, i roghi, sulla scalinata di San Pietro, noi, tutti liberi pensatori, le donne, gli uomini liberi di tutto il mondo, l'hanno trasformata nella fiamma della ragione contro l'oscurantismo. Credere per abitudine è assurdo, prendere per buona una tesi perché un gran numero di persone la giudica vera. Questo Giordano Bruno lo ripeteva sempre. Perché? Perché invitava a liberarsi dall'opportunismo e dall'ignavia che portano acqua al dogmatismo, che pretende di stabilire ciò che è giusto e ciò che non è giusto in assoluto per tutti e per sempre, magari bruciacchiandoli un po'. Oggi hanno altri sistemi. Non siamo eterni minori in ginocchio davanti ai padroni dell'anima e della finanza, affermava Giordano Bruno. Aveva capito tutto. Umani, proprietari della nostra vita e del nostro esserci nel mondo. Bruno diceva questo quando ancora delle filosofie esistenzialiste nessuno sapeva nulla. Bruno pone le basi della laicità nella cultura dell'emancipazione e dell'uguaglianza, contro il familismo, la prepotenza, il collaborazionismo dei servi del potere, i pedanti, come il nostro filosofo li chiamava, che fanno a gara per inserirsi nelle reti di corruttela e corruzione. Non è il passato, è il presente, strutturalmente, tragicamente presente. La polemica di Bruno contro costoro è feroce. Non perdeva occasione di ridicolizzarne vanagloria e supponenza. Nella loro recalcitrante ignoranza. I lacchè di potere che in questi giorni si esibiscono, guarda caso, a scrivere sempre, posso dirlo, una serie di fregnacce su Giordano Bruno. Perché Bruno va letto, studiato, capito ed è comprensibile. Era uomo di piazza, parlava di tutti e tutti lo capivano, con tutti e tutti lo capivano. La polemica quindi contro i pedanti di Bruno è feroce. Le loro ricchezze da cortigianeria
potevano far magari far comprare loro diplomi, titoli e molto altro ancora. Bruno non li invidiava certo, li disprezzava, perché la conoscenza e l'intelligenza che fruttificano nell'esercizio del pensiero divergente non si comprano. Non si comprano a nessun mercato, richiedono studio, fatica, e chi insegna lo sa benissimo, e basta che studiare un gioco, si fa altro, ecco in che condizioni stiamo. Bruno rivendica con forza e dignità il ruolo della filosofia, che è dubbio, scodimento degli animi, messa in discussione delle consuetudini, dei luoghi comuni, si proclama risvegliator di dormienti e ne fa la sua missione. Per che cosa? Per la liberazione da paradigmi fissati in idee presupposte, benedette e sacralizzate. Bruno vuole che l'umanità si liberi da dogmi e padroni, è il motto internazionale dei liberi pensatori. Li abbiamo qui in piazza, hanno portato, adesso non si vede, un mazzo di mimose. Hanno comprato anche il vaso perché si reggesse, perché la mimosa è gialla, è il sole, gli infiniti soli, gli infiniti mondi a cui Bruno guardava. Bruno vuole quindi questa liberazione da dogmi e padroni, sviluppando e coltivando autonomia conoscitiva ed è. In questa prospettiva accoglie con entusiasmo la rivoluzione copernicana e va ben oltre Copernico stesso. Ne fa il trampolino di lancio per prospettare la sua rivoluzionaria filosofia del divenire, oltre ogni orizzonte del definito. La sua filosofia è dinamica. Rotte le gerarchie delle gabbie cosmiche, si moltiplicano astri e pianeti. L'infinito di Bruno spazza via l'ideologia della trascendenza, riscattando la vita concreta. La verità è la materia stabile, eterna, progenitrice e madre, anima mundi, costantissima e perfetta, quindi compiuta in se stessa, divina quindi, che nell'immanenza e corporalità del suo infinito divenire fenomenico genera ogni forma di esistente. La materia è la verità dell'essere, sostanza di ogni elemento, struttura, aggregazione, dalla più semplice alla più complessa. E Bruno la fa vibrare, dando importanza ad ogni più piccola cosa, minuzzaria. Guardate, Bruno lo dovete leggere, il suo linguaggio è di una ricchezza nella pluralità di generi, di stili, una mescolanza della sua napoletanità. Il Nolano si definiva e si firmava sempre in questo modo. Allora, Bruno, dicevo, questa materia la fa vibrare in ogni minuzzeria, che dalla materia parte, alla materia torna, perché in natura, come la scienza dimostrerà un po' dopo, nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Bruno l'aveva già detto molto tempo prima. L'infinito di Bruno non è teologico,
ma fisico. Bruno ha cancellato l'orizzonte su cui sedeva il Dio assoluto della rivelazione. Il mondo concreto è il vero, quello celeste, un'ombra che dileggo. Bruno rimette in discussione le metafisiche tomiste, facendone barcollare, io direi proprio crollare, creazionismo, finalismo, provvidenzialismo, lo chiama sogno per rimbambiti. Il suo linguaggio è forte. E quindi crollato creazionismo, finalismo, provvidenzialismo, con essi con questa cancellazione vengono cassati gli ideologismi della grazia e della salvezza, quelli che i chierici ci ricordano ogni giorno che siamo dannati, peccatori, e quindi tutto comincia con la storia di quel peccato originale che, scusatemi, ma ancora, prima di nascere, appena nato, uno ha fatto un vagito, vabbè, avrà fatto un rumore al vicino, ma che cosa ha fatto per essere dannato? E guardate che questa storia della grazia e della salvezza ce l'ha, diciamo in particolare, va per essere buoni, Santa Romana Chiesa. Ah, finanza, anche la finanza, è sì, la stessa certo. Cosa, la stessa perché? Cosa. Perché? Perché questa storia, con la promessa del cielo, si mettono come mediatori tra cielo e terra per esercitare il loro potere di controllo sociale, controllo politico. È la sciaria di casa nostra. E noi la paghiamo anche con fosse solo l'otto per mille. Miliardi! Siamo i migliori benefattori di questo potere. E paghiamo. E adesso fa tanta simpatia. C'è una Bergoglite. Fa simpatia perché fa comodo che faccia simpatia. I rinnovate alleanze tra trono e altare, ma della sua dottrina Bergoglio, Papa Bergoglio, non ha cambiato una virgola. Antipapa Bergoglio, una virgola. E mi meraviglio dei laici che si tuffano nell'acqua santa. Servi e coglioni. E siccome non credo più a questa bontà di spirito materia, nel senso bruniano ovviamente, hanno il loro tornaconto. E certo. Sono i pedanti che vanno al mercato e si vendono, diceva Bruno, perché con poca fatica si pescano e con un'altrettanta si vendono. Tolto il punto fisso del geocentrismo, cambiano rapporti, distanze e prospettive. I punti di osservazione si moltiplicano e con essi le possibilità di analisi e giudizio critico. Scusatemi. Vai in convento. Allora, scusate, signore caro, se lei è venuto qui a far polemica, io farò una conferenza sulla rivoluzione di Giordano Bruno, della filosofia di Giordano Bruno, il 27 prossimo alla biblioteca Giordano Bruno. Venga che dibattiamo con molto piacere. Brava. Allora, il punto fisso del geocentrismo, cambiano rapporti, distanze, prospettive, i punti di osservazione si moltiplicano e con essi le possibilità di analisi e giudizio critico. Non c'è più la conoscenza programmata nella rivelazione, col suo pensiero e la sua morale a una dimensione
e Bruno chiama ognuno a gestire la propria singolarità storico-biologica. La vita vera, scrive, sta nelle nostre mani, e quindi non dobbiamo, non possiamo, non possumus farcela espropriare, scrive Bruno, per una incerta, oltre i limiti del più fantastico pensiero. Giordano Bruno ci insegna a guardare ad un mondo dove ognuno crea la sua vita, aperto alle infinite possibilità di pensare, conoscere, agire, esistere, scoprendo la forza e la gioia della sperimentazione conoscitiva ed etica, fuori dalla prigione del dogmatismo. Aveva rispetto per i credenti, non quelli che si vendevano, perché la laicità è libera scelta. E noi siamo, noi liberi pensatori, quelli che la difendiamo. E tanti credenti, che sono anche nella nostra associazione, stimati moltissimo, perché comunque ragionano con la propria testa. Scusatemi, visto che il mio riferimento alla grazia e alla salvezza ha disturbato qualcuno, e non voglio che questa splendida manifestazione veda insomma questo disturbo, che poi la filosofia. Allora, c'è un filosofo intellettuale, Mancuso, che tutti conoscete, dice: ma chi te l'ha chiesto? Caro Cristo, questa cosa della salvezza. È un grande teologo. Allora, conoscenza, etica, politica si intersecano e si intrecciano nella potenza della filosofia di Giordano Bruno, che chiama all'impegno di sviluppare e gestire nella responsabilità del proprio io penso, io dissento, io decido, io scelgo. Attenzione, non è l'egoità, la prevaricazione, ma il legame umano di fratellanza nella reciprocità del riconoscimento di ogni io. Il legame di fratellanza non da schiavi, ma nella conquista individuale e sociale della libertà e dell'uguaglianza nelle pari opportunità, provando fastidio per ogni ingiustizia e sopruso. Bruno aveva scoperto l'empatia, i neuroni specchio, vedete, molti secoli prima, e fastidito si definiva. Ma il fastidio, il sentire che ci viene da dentro, che ci dà vomito, che ci dà rabbia per l'ingiustizia e il sopruso, deve trasformarsi, ci insegna Bruno, in scelta di rimuoverlo dal mondo, altrimenti sono chiacchiere e sono altri circoli conclusi dove ognuno si parla in maniera autoreferenziale e alla fine, oltre che autoreferenziale, scusate, diventa anche un po' autistico. La condizione umana dello scegliere è la praxis della nostra umanità per costruire l'appartenenza nella cittadinanza democratica, dove l'individualità di ciascuno è salvata dall'ingerenza dell'altro, perché della mia vita il proprietario sono io. Quindi, se tu non ti vuoi prendere la pillola anticoncezionale, ma fai pure, son fatti tuoi. Se tu vuoi morire in un letto irto di tubi, fai pure, ma non vedo perché lo devi imporre agli altri. È questo il problema del condizionalismo. Tutto questo che ci aspetta, che non vogliamo fare prima di tornare alle teocrazie e al loro terrorismo, al loro sciacallaggio. Per
per fortuna sta avvenendo anche del vento un po' positivo, e sarebbe bene che l'Occidente appoggiasse questi movimenti che vengono dai paesi arabi, dall'islamismo confessionalista, invece di fare affari, affari, affari. C'hanno il doppio Dio, nel cielo e nella tasca. La legge non sta sulle ginocchia di un Dio, tantomeno di chi dice di averne il copyright, ma nelle mani degli esseri umani che devono trovare le soluzioni per quella che oggi noi chiamiamo civile convivenza democratica. Impossibile senza l'uguaglianza nelle pari opportunità. Scriveva Bruno, non è possibile che tutti abbiano una sorte, ma è possibile che a tutti ugualmente venga offerta. E Bruno chiama quindi individui, istituzioni, stati a impegnarsi, perché la giustizia deve essere e può essere di questo mondo. E aggiungeva, due sono le mani per le quali è potente legare ogni legge. L'una è della giustizia, l'altra della possibilità. Atteso che quantunque molte cose sono possibili che sono giuste, niente però è giusto che non sia possibile. E noi questo oggi lo chiamiamo democrazia. E sappiamo bene che non esiste senza laicità. Laicità, dimensione privata e pubblica, garantita dalla nostra Costituzione per la dignità di ogni essere umano contro gli analfabeti dei diritti umani che vomitano la più nera funzionalità di sopraffazione sul mondo intero. Ne siamo circondati e stiamo attenti a non farli avanzare. Contro questi razzisti, maschilisti, sessisti, omofobi e che più ne ha più ne metta, dobbiamo essere intransigenti per non essere rituffati nella notte di non verità che mandò Giordano Bruno a rogo. Grazie. Perché molti già hanno messo i loro omaggi floreali nella miglior tradizione di questo monumento, si faceva anche durante il fascismo, pensate. Il nostro stendardo porta il segno dell'aggressione, è stato strappato dai fascisti quando vennero a distruggerla. E poi Mussolini ha pensato proprio, stava sulle mura vaticane, di fare al suo posto porta angelica. Allora state attenti a questi personaggi che della religione intima, della fede intima, che ben venga e che è rispettata in ognuno, ognuno ha la propria chiaramente, ma non può imporla agli altri, poi diventano dittatori. Grazie.